capito che l'attacco spirale può effettivamente salvare vite umane, come si può adesso implementare lo screening su larga scala coinvolgendo anche diciamo, le organizzazioni più importanti, la regione, lo Stato e qual è la strada per implementare questo progetto? Sicuramente dobbiamo trovare il modo di migliorare l'efficacia, ridurre i costi e limitare gli effetti negativi, quali le radiazioni ionizzanti. Noi ci siamo focalizzati su due linee di ricerca principali, uno verte sull'identificare i marcatori molecolari, quindi associare all'ATAC un test del sangue di più facile implementazione su larga scala, sicuramente una maggiore applicabilità sulla popolazione, vantaggi nel reclutamento, quindi con maggiore compliance da parte dei fumatori, minore medicalizzazione e ovviamente anche riduzione dell'esposizione alle radiazioni della TAC. E questi marcatori li abbiamo già identificati, abbiamo identificato una signature di 34 microRNA, i microRNA sono dei piccoli frammenti di RNA circolante nel sangue che vengono in parte liberati dalle cellule tumorali, in parte dalle cellule del sistema immunitario che si difende contro i tumori e vengono identificati con un test piuttosto semplice e poco costoso nel sangue. Noi abbiamo identificato questo insieme di marcatori in uno studio caso controllo nell'ambito del progetto COSMOS. Ora vogliamo validare questa signature su una popolazione più ampia, motivo per cui avvieremo e stiamo avviando uno studio nuovo che si chiama COSMOS 2 e che includerà 10.000 forti fumatori in tutta Italia, in 7 centri in Italia, dopo vi mostrerò quali saranno le sedi. L'altra linea di ricerca è quella di valorizzare, di migliorare l'efficienza della TAC spirale, che al momento è lo standard per lo screening del tumore al polmone, e quindi abbiamo sviluppato un modello di rischio per selezionare meglio la popolazione che deve eseguire una TAC e per ridurre le TAC sostanzialmente inutili, quindi allungare l'intervallo di screening tra una TAC e l'altra. Questo modello di rischio ha prodotto poi un calcolatore del rischio personalizzato per cui i forti fumatori possono identificare qual è il proprio rischio e decidere insieme al medico quale può essere la propria strategia di prevenzione. Qua vedete come la popolazione del nostro studio COSMOS è stata divisa in classi di rischio, dove vedete alto rischio, abbiamo soltanto una TAC cioè 43 TAC per identificare un tumore al polmone, nel gruppo a basso rischio 700 TAC per identificare un tumore al polmone, quindi è chiaro che il gruppo a basso rischio può diluire le TAC nel tempo, mentre il gruppo ad alto rischio deve eseguire dei controlli più ravvicinati. Quindi, come dicevo, gli obiettivi del nuovo studio che sta partendo in questi giorni è validare il marcatore molecolare, validare quello che è il nostro modello di rischio e poter proporre uno strumento di prevenzione che integri sia la componente epidemiologica, radiologica e molecolare in un unico protocollo che sia applicabile su larga scala. Ovviamente abbiamo altri obiettivi, come abbiamo già visto abbiamo implementato moltissimo l'attività antifumo, poi abbiamo messo a punto un modo di prevenire sia le patologie cardiovascolari che le patologie correlate al fumo, ma benigne del polmone, e questo viene eseguito attraverso anche l'impegno di diversi pneumologi e un lavoro multidisciplinare con i nostri cardiologi. Un'altra linea di ricerca è quella di ridurre l'invasività del trattamento. Una volta trovato il tumore al polmone è importante che si prediliga la qualità di vita delle persone, perché sono tumori estremamente piccoli iniziali e pertanto il trattamento che ad oggi abbiamo sempre utilizzato, cioè la lobectomia, è un overtreatment per questi tumori, e quindi abbiamo avviato uno studio, una ricerca, uno studio randomizzato di confronto tra due tecniche chirurgiche, dove verrà prediletta la chirurgia mini-invasiva e la chirurgia limitata, quindi non più interventi con chirurgia standard, toracotomia e lobectomia, ma piccoli interventi con breve degenza e con approccio mini-invasivo. Questo è il disegno di studio, 10.000 forti fumatori o ex forti fumatori,
gruppo ad alto rischio farà un TAC più il marcatore molecolare ogni anno per 5 anni, il gruppo a basso rischio un TAC ogni 2 anni. I criteri di inclusione sono quelli dei forti fumatori sopra i 55 anni con più di 30 anni di fumo. Abbiamo anche messo a punto per la prima volta un criterio che prende in considerazione il risultato dell'applicazione del calcolatore di rischio, quindi verrà in qualche modo omogeneizzata l'ingresso nello studio. Poi ci sono dei criteri di esclusione che sono abbastanza standard, ovviamente se uno ha già avuto un tumore al polmone o altri tumori negli ultimi anni o la presenza di sintomi di malattia attuali. Questi sono i centri partecipanti. Milano, che è il centro coordinatore, poi abbiamo un gruppo a Firenze, due gruppi a Roma, abbiamo L'Aquila, Teramo e Pescara in centro Italia e Palermo con l'ISMET. Come vi dicevo, la chirurgia oggi deve essere sempre meno invasiva e non deve più fare paura. Abbiamo delle modalità di intervento molto molto poco invasive come la chirurgia videotoracoscopica, ma soprattutto grazie all'introduzione del robot la chirurgia robotica. Il robot in sala operatoria permette di eseguire tutto l'intervento polmonare da questa piccolissima incisione grazie a questa macchina che trasferisce le informazioni che noi diamo come chirurghi a questi joystick e con i pedali trasferisce alle braccia robotiche che sono all'interno del torace del paziente. Questo è, come vi dicevo, lo schema del nostro studio randomizzato, avviato anche questo in Italia da poco, multicentrico, che coinvolge più di 30 centri in Italia, che vuole ridurre l'invasività del trattamento chirurgico per i tumori in fase iniziale, lo stadio 1A, quindi i tumori sotto i 2 cm. Come vedete in questo breve video, noi i tumori così piccoli, non palpabili, li localizziamo con una sonda intraoperatoria, dopo aver iniettato un marcatore il giorno prima, e eseguiamo una resezione parziale del polmone con la tecnica mini-invasiva. Voi vedete che questo è quello che si vede in un monitor e quindi noi operiamo guardando il monitor. In questa immagine vi volevo solo riportare qualche esempio di tumori che noi troviamo con lo screening. Per esempio un piccolissimo nodulo di questo genere è impensabile che dia sintomi ed è impensabile trovarlo con altre tecniche, ma con la TAC si è visto dopo un anno una lieve crescita del nodulo in una posizione molto centrale di difficile raggiungimento, ma è stato possibile eseguire una diagnosi intraoperatoria con appunto la tecnica robotica e poi la lobectomia che viene eseguita con questi strumenti endoscopici guidati dal robot. Questo è un altro esempio di un altro piccolissimo nodulo non visibile alla PET, non visibile in broncoscopia, ma solo con la TAC e operato anche qui con una segmentectomia, questa volta sempre con l'approccio robotico. Quindi sostanzialmente è una chirurgia estremamente favorevole. Nell'80% i tumori oggi riscontrati con lo screening sono operati con questa tecnica, nell'89% in generale sono operabili, come abbiamo detto prima, e per diffondere queste informazioni, far sì che la gente capisca che si può e si deve fare della prevenzione, abbiamo anche avviato un sito nuovo dell'Istituto Europeo di Oncologia, ma che coinvolge anche gli altri centri partecipanti allo studio. Si chiamerà 10secondi.it, andrà online oggi pomeriggio. 10 secondi perché in 10 secondi si può fare una TAC spirale che in molti casi può salvarti anche la vita. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie dottoressa Veronesi che ci ha fatto questa relazione così ampia, così completa sulle strade che sta prendendo la nostra ricerca. La nostra